Ciao ragazze, ne approfitto per fare un altro video in cui vi voglio mostrare dei prodotti che mi hanno dato da provare, prodotti che sono a base di aloe vera, prodotti cosmetici, trucchi fondamentalmente, che in questi giorni sto un po' usando, provando, e a breve vi farò una recensione dettagliata. Poi troverete il link al mio blog sotto il video. E allora vi faccio vedere che cosa. Allora, la marca è la Forever, e forse molte di voi la conoscono. Io l'ho conosciuta negli ultimi tempi perché una mia amica me ne ha parlato molto bene, mi parlava molto bene di alcune creme all'aloe, alcuni gel all'aloe che stavo utilizzando per la questione cicatrici, cose varie. Per cui, insomma, poi è capitato che un'altra persona che conosco mi ha fatto una segnalazione, mi ha chiesto un parere su questi prodotti, e io, insomma, adesso sto provando un po' di cosine. Allora, vi dico subito che la prima impressione è molto buona. Ero un po', quando ho visto il catalogo, ero un po' così, perché comunque ancora la linea non è, credo, completa. Comunque hanno poche tipologie di prodotti, però ci sono delle cose veramente veramente molto carine, interessanti. Allora, una delle prime cose che mi ha colpito di più è questo kit. Vedete, la linea, la sottomarca, insomma, l'azienda che vende è Forever, però la linea è la Flawless by Sonia, non so bene come si pronunci. E è questo kit, questa, vedete, è una pochettina, una trousse molto carina. E la cosa interessante sono questo kit di pennelli. Allora, io ho iniziato a dargli un po' un occhio e devo dire che pensavo fossero scadenti, invece mi sembrano fatti molto molto bene, molto simili a, come fattura, come qualità, a quelli un po' che troviamo su siti tipo AliExpress, quei kit carini. Ecco, questo era la sveglia, perché devo prendere uno dei miei mille milioni di integratori. Allora, devo dire che i pennelli, questo ad esempio il pennello da polveri, sono morbidissimi, sembrano fatti benissimo benissimo. Il packaging ricorda poi il packaging anche dei prodotti, dei rossetti, dei blush. Hanno questa confezione fatta tipo di metallo lucido, che va molto di moda adesso. Io ho visto che più o meno così, se non sbaglio, sono i rossetti nuovi di Nabla, i Diva Crime. E solo che quelli sono sul grigio e questi qua sono sul violetto, però ricordano molto. E poi vabbè, il set è abbastanza completo, perché abbiamo il pennello classico, la lingua di gatto per fondotinta e prodotti fluidi, e due pennelli polveri, uno più grande e uno più piccolo, quindi uno per cipria e l'altro per zone definite come gli zigomi, blush, vabbè, blush terra, contouring, eccetera eccetera. Poi c'è il pennello piatto angolato, il pennello, qualche pennello per gli ombretti, il pennello da sfumatura a penna, che non è banale, perché in alcuni set non c'è, in alcuni set economici. E poi vabbè, questo per le sopracciglia, eccetera eccetera. Quindi abbastanza completo come set. Sono 1, 2, 3, 4, 7, sono 10 pennelli con confezione, pochette e tutto, e costano soltanto 30 euro.
che è secondo me un ottimo prezzo per i pennelli, perché se sono fatti bene alla fine sono 3 euro a pennello, un affarone. Quindi questo già mi ha fatto una bella impressione. Poi li proverò, vi darò conferma nella recensione quando, oltre a provarli e a maneggiarli con i prodotti, li laverò, così da capire se perdono peli, eccetera eccetera. Poi altro prodotto, tra l'altro ce l'ho su adesso, è il blush. Io ne ho da provare due tonalità. La confezione esterna è così, dietro poi c'è l'incio e tutto il resto, e mentre quella interna, allora a me ne sono capitati due diversi, uno con il coperchio trasparente, quindi dove vedete la tonalità e il colore, che può essere una cosa comoda se ne avete diversi, e uno invece con questo packaging, appunto, come vi dicevo, che riprende i pennelli e tutta la linea, e con all'interno invece lo specchietto, la protezione ovviamente trasparente, tra l'altro più rigida, più spessa rispetto alle protezioni che troviamo solitamente, e poi c'è lo specchiettino. Le tonalità sono queste due, quella che ho su adesso è Olivia. Adesso ve le faccio vedere bene. Io ho su questa qui rosata, e poi ho preso questo arancione perché è una tonalità particolare che solitamente è difficile da trovare, quindi volevo provarla. E ovviamente messe molto sfumate eccetera, potrebbe essere interessante soprattutto quando magari trucco, non so, qualche ragazzo orientale. Quindi vabbè, questi erano i blush, e vi dico che sono molto molto pigmentati. Quando ho swatchato il rosa col dito non mi sembrava un granché, perché mi sembrava non scrivesse, invece quando l'ho utilizzato con l'apposito pennello, guardate, è stato pazzesco, molto molto pigmentato, molto carino. Quindi vedete, a volte le prime impressioni sono sbagliate, quindi bisogna sempre valutare e testare bene i prodotti in ogni circostanza e situazione. Andiamo avanti, vi faccio vedere qualcos'altro. Ah, una cosa fighissima è il lip gloss. Allora, questo è un lip gloss classico sul trasparente, bianco, così, un po' con dei micro glitterini multisfaccettati. La cosa super carina è che da un lato c'è lo specchio, dall'altro sul coperchio, sull'applicatore, c'è un pulsantino, e se voi lo accendete si accende la luce, quindi in teoria lo potete usare anche al buio, in discoteca eccetera, dove vi guardate e lo applicate. E cioè, carinissimo, veramente stiloso. Poi il profumo è molto molto buono, molto molto buono. Quindi, non so, questa cosa mi ha colpito. Avevo già visto qualcosa di simile un po' di anni fa, però non era col pulsantino, cioè automaticamente quando aprivate partiva la luce, e invece questo potete decidere voi se accenderla o meno, in modo anche che non si scarichi, non so bene come funzioni, penso ci sia dentro una pila. E io lo trovo carinissimo da avere. Poi passiamo a un prodotto molto interessante, anche questo mi ricorda qualcosa di che è uscito recentemente di una grande marca che tutte conosciamo, e praticamente è questo correttore, matitone correttore duo, ha due estremità, due tonalità. Allora, la tonalità questa chiara, in realtà la
le due tonalità sono molto simili, sono talmente chiare che è un po', insomma, è difficile distinguerle. Però nelle altre, nella tonalità medium e nella tonalità dark, ci sono proprio due tonalità differenti, quindi può essere anche un prodotto carino per fare il contouring leggero, accennato. Invece questa chiara, che ovviamente io essendo bianchissima non potevo prendere l'altro colore. E questa qui invece io lo trovo un prodotto fantastico perché è perfetto per correggere le occhiaie. Io questo l'ho già provato e devo dire che copre benissimo, non va nelle pieghette, non secca eccessivamente, è veramente figo figo. E in più è versatilissimo come prodotto perché io lo utilizzo per fare il contorno labbra, per fare il punto luce sotto l'arcata, per fare delle piccole correzioni sul viso, magari se avete un brufolino con la punta di questo, vedete, andate solo a picchiettare sopra, insomma molto 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 carino e mi sembra abbastanza duraturo, però ovviamente lo devo testare on the road e quindi vi farò sapere, però è un bel prodotto. Poi che cos'altro? Poi andiamo ai rossetti, che sono prodotti che a noi piacciono tanto. Sapete che sono fissata con i rossetti. E tra l'altro avevo perso un po' l'amore per questo tipo di prodotto perché alla fine era tanto tempo che prendevo solo rossetti low cost e effettivamente come durata, come resa a volte erano molto deludenti, quindi poi non li usavo e magari usavo le tinte labbra, eccetera. Invece dall'anno scorso, quando poi ho iniziato a comprarmi un po' di MAC e a provare i Mulac, eccetera, eccetera, ho trovato delle texture finalmente adatte anche al mio tipo di labbra molto secche. E che quindi insomma duravano tanto, mi piacevano tanto, erano anche confortevoli, eccetera. Quindi adesso rossetti, rossetti a tutto andare. E quasi non uso più le tinte labbra perché invece quelle adesso seccano troppo, si sgretolano, quindi ne ho una marea e non le sto usando perché adesso sono fissata con i rossetti. Vabbè, comunque, poi quando avrò tempo vi farò, ve l'ho promesso, vi farò un video tutti i rossetti e tutte le mie tinte labbra, cioè proprio da leccarsi i baffi. Andiamo avanti, vi faccio vedere i rossetti invece di questa marca. Allora, c'è, questi li ho già anche lì indossati, però non per uscire, quindi devo testarne la durata ancora. Il pack è sempre così. Sopra c'è il buchino trasparente per vedere la tonalità, cosa molto carina perché quando si hanno tanti rossetti, lo sappiamo, li abbiamo nell'espositore o comunque nell'organizer e però ogni volta aprirli per capire che colore è scomodissimo. Quindi loro ci hanno pensato, è una cosa molto intelligente. Oltre al sotto, che ovviamente c'è il numero e il nome del rossetto. Il rossetto, adesso ve lo faccio vedere, questo che ho su io, si chiama Pomegranate, spero di averlo detto giusto, ed è questo qui. Allora, io ho questa tonalità, poi ho Watermelon e Cherry Red. Vi faccio vedere prima Sherry Red, rosso, il loro rosso, e poi Watermelon, che è un colore secondo me molto adatto a questa stagione, molto primaverile, estivo, eccetera. Ok, allora, questi tre, uno che è Sherry Red, il rosso, è molto trasparente,
Cioè, colora le labbra quasi come un balsamo labbra, un burro cacao colorato, quindi lascia un velo di colore, ma è molto effetto trasparente, comunque lascia intravedere le labbra sotto, non è coprentissimo, ed è molto cremoso, lucidino e confortevole. Quindi devo dire la verità, questo tipo di rossetti solitamente non mi piace affatto, li detesto. Però questo qui mi è piaciuto perché comunque la tonalità di rosso che vi lascia su è molto gradevole, vi dà un po' di colore senza essere un rosso eccessivo, quindi resta portabile per le persone che comunque amano il rosso ma vogliono utilizzare una tonalità più discreta. E quindi mi è piaciuto. E poi tutti questi rossetti sono confortevolissimi, estremamente idratanti, morbidi, proprio interessanti. Consiglio poi sempre di utilizzare una matita labbra sotto per fare il bordo, se non avete delle labbra definite, in modo che comunque non sbordino, non sbavino. Però devo dire che non mi è dispiaciuto, stranamente, molto stranamente. Invece, watermelon e quello che ho su adesso sono più coprenti, sempre cremosi, sempre confortevoli, idratanti, ma non di quelli che seccano, non co cioè coprenti, ma non effetto opaco, matte, eccetera. Credo di aver detto eccetera 10 milioni di volte, ma portate pazienza. A volte non preparandomi i video, poi mi inceppo pure io. E comunque, insomma, tutte e tre mi sono sembrati graziosi e carini. Soprattutto, vabbè, watermelon, un colore adattissimo in questo periodo e molto acceso, però non è esageratamente chiara come tonalità, quindi non fa quell'effettaccio cancella labbra, insomma è ben bilanciato come tonalità. E questo qui che ho su è molto molto carino, molto sofisticato, più coprente del rosso, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. E niente, credo di aver finito, credo di aver tirato fuori tutto. Sì, vi ho fatto vedere tutto, poi vi farò la recensione. Vi do un bacione, fatemi sapere se qualcuno di questi prodotti vi ha incuriosito, se sì quali, e insomma, presto ve li farò vedere tramite swatch, foto, eccetera, eccetera. Un bacione, alla prossima, ciao!